mi chiama, mi chiede: ma sì, ma come stai? Hai impegni per l'estate? Perché potrebbe esserci bisogno di una figura nuova con Laura Pausini. Insomma, come sei messo? Chiaramente ho preso il telefono, ho guardato il calendario, gli impegni, ma... Credo di potermi liberare. Cancella Con tutto. tutto dal giorno dopo ho cancellato Ah, tutto, certo. capito? Ciao amici di Planet Guitar, oggi siamo nella tana di un ospite molto molto gradito, Thomas Festa. Ciao Matt. Grazie per averci ospitati qui nel tuo bellissimo home studio. E niente, siamo venuti a fare una bella chiacchierata con lui perché insomma ha un po' di cose da raccontarci, un po' di esperienze che ha fatto e che farà. Quindi Thomas, io parto sempre con gli ospiti con la domanda su quando è iniziato, perché è iniziato, se c'è stata una sorta di epifania, no? Tutti ci raccontano un po', ho ascoltato quel disco oppure mi è capitato di sentire quella canzone e ho deciso di prendere mano la chitarra. Quindi vogliamo sapere un attimino la tua, C'è ecco. stata l'epifania, sì, anche per me. Ero in macchina con mio babbo. Macchina con mio babbo, mette su un disco senza dirmi di chi, di che cosa, ed era Made in Japan di Deep Purple. Che ho scoperto una cosa comune a tanti, no? Che hanno avuto l'illuminazione con quello. A palla in macchina, sento tutto sto suono che arriva addosso. A un certo punto, proprio Smoke on the Water, faccio: bah, ma cos'è questo? Chi è che fa questa roba qua? Che strumento è? Figliolo, è la chitarra elettrica. Ok, Ci andiamo. siamo. Iniziamo con quello. Quindi sì, grazie ai miei. E poi da lì si è accesa la miccia, insomma, che non si è più spenta. L'epifania, Evidentemente. evidentemente. Però so che insomma ne abbiamo parlato. Thomas è un gibsoniano convinto, però insomma sei partito da una strato a questo punto. Sono partito da una chitarra tipo strato, me l'ha data mio zio. Mio zio, sai, all'inizio uno dice: ok, vediamo un po', qualche parente sa qualcosa. Quindi tipo strato, e poi la prima chitarra che ho comprato proprio io con i miei soldi, poi vabbè, è stata una jam session, mia nonna voleva contribuire, mio babbo, i miei genitori, per farmi il regalo insieme, è stata questa. Gibson La Gibson Les Paul, Les eccola Paul. lì. Che E bella che è. sì, Faccio vedere. ve la faccio Sì. vedere. Assomiglia a una che ho usato anch'io. Allora, sì, io non ne Sì. sapevo molto ai tempi, avevo 15 anni e Bellissima. chiaramente rotta anche lei. Si può prendere, Ma sai la che se dici ci standard? sono due tipi: è una standard premium plus perché ha il top in acero Sì. fiammato, il manico anni 60, 60, bello sì, bello stretto. stretto, che poi ho scoperto che, visto le mie mani, va bene. Però non ne sapevo molto. Nel negozio di Arese dove andavo a lezione c'era questa, arrivata di contrabbando, tipo, perché. E ho preso questa, poi insomma sono stato molto contento. Bellissima. Quindi ho fatto anni e anni con questa. E poi piano piano, vabbè, scopri che andando avanti, se vuoi farlo più seriamente, magari servono anche Altri altre suoni. cose. Pian piano sì, ci si è aperti ad altro, però sì, il cuore È lì. è in quello, sì. Ecco, senti, a proposito insomma, piano piano, quando è arrivato poi questa cosa di dire, oh, proviamo a farlo di lavoro, proviamo a fare il chitarrista, insomma, il solito no, I don't want a regular job. Sì, ok. Allora, io penso che in realtà proprio fin da quel giorno lì avevo deciso che volevo suonare. Non sapevo ancora ovviamente come, in che modo, però il sogno si è acceso in quel momento. Certo. Chitarrista, rock band, andiamo. Ed è stato così fino ai 18-19 anni, quando mi hanno parlato della scuola a Hollywood, Musicians Institute. E me l'ha parlato il mio maestro di chitarra, che si chiama, è stato lui per tutto il tempo che sono stato qui in Italia, si chiama Paolo Coin. E mi fa: guarda che se vuoi provare a farlo sul serio e fare un upgrade, confrontarti un po' anche con il resto del mondo, quella è la scuola. Per fortuna poi i miei sono stati, non è una scelta facile per i genitori, Certo. sia di mandarti che di finanziare Economica, certo. la cosa. E quindi lì in quel momento ho capito: ok, andiamo a studiare, e non puoi far solo, no? Il rocchettaro, se vuoi buttarti in questo mondo e avere le possibilità, più possibilità di portarlo avanti, devi studiare tutto, aprirti a tutto. E là ho trovato l'ambiente per aprirmi in questo modo, per accettare nuovi generi musicali soprattutto, e sia
sia da ascoltare prima che poi da imparare. Certo, no, poi sono ambienti che chiaramente oltre alla didattica, cioè, ti danno un sacco di stimoli, conosci tanta gente, insomma, sei dentro 24 ore su 24. 24 ore su 24, sì. Esatto, conosci tanta gente che ti dà nuovi input, nuove band da ascoltare, nuovi musicisti, fai delle jam session, scopri nuovi suoni anche dagli altri, quindi certo. Assolutamente, e a completare quella parte di studio e di confronto con gli altri c'era l'ascolto, perché là ci sono i locali più piccoli ma più fighi al mondo, con dentro personaggi di cui parlavamo prima, Scott Anderson, Mike Landau, Mike Stern, che sono lì nella ti suonano un centimetro, senti l'amplificatore in faccia per due ore di questi personaggi qua, e lì è stata un'altra svolta ancora. Cioè, io già ero a scuola da un pochino, ma dopo 3 mesi un mio amico che era lì fa: Tom, non puoi capire, ero al Baked Potato, c'era il trio di Mike Landau e sembravano i Rage Against the Machine, devi troppo venire a sentirli. E da quel giorno in poi non so quanti soldi abbia lasciato al locale. Che andava, bene costa. Costava, ma noi andavamo il venerdì, cioè se faceva 3 giorni andavamo 3 giorni e eravamo i primi ad arrivare per assicurarci il posto. Bellissimo, davanti a lui, il localino dove suonano tutti. Tutti, piccolo, e quindi è come sentirli, cioè senti il suono vero, neanche attraverso l'impianto, sì, senti sì, proprio sì. La batteria, l'ampli del basso, l'ampli della chitarra, e vedi come fanno le cose. Bellissimo, una scuola, quella è una scuola parallela incredibile. Quindi le due cose. Poi tutta l'ispirazione, la motivazione che ti dà andare a sentire quei personaggi. Sì, è gente che poi ti invoglia a prendere lo strumento in mano, che è la cosa fondamentale, no? E a continuare a approfondire, non certo. Fermarsi, dice ok, ho imparato questo, va bene, no, quelli è una vita che spingono i 100 all'ora sull'acceleratore in quella direzione e approfondiscono a livelli che dici, boh, ci arriveremo mai a capirlo. Sì, però ti dà quell'orizzonte, no, che dice, cioè, voglio andare là, sì, sì. Quindi questa secondo me è la cosa migliore. Senti, poi hai finito, diciamo così, il capitolo studio, diciamo quello grosso, sì, ecco, poi sì. Non si finisce mai di studiare, insomma, sì. Lo sappiamo, però dopo quando sei, non so se sei tornato in Italia, se sei rimasto là, quando è arrivato il primo vero ingaggio, cioè quello che ti ha fatto dire, oh, me la devo giocare bene? Allora, sono tornato dopo 3 anni là, perché il mio sogno iniziale era quello di farlo con la mia band, con i miei amici che avevo lasciato qui, e quindi sono voluto proprio tornare in Italia per farlo con loro. E infatti comunque il progetto è ancora attivo, in piedi. Sì, in piedi da quando sono rientrato. E, dopo un po' di anni a battere i locali, le città, il territorio, dopo un po' è arrivata l'occasione, sai, il famoso posto giusto, momento giusto, e siamo finiti per caso a farci fare il mix del disco in uno studio a Monza, da questo fonico che si chiama Raffaele Stefani, e per caso sempre un giorno da lui in studio è finito il direttore musicale di Gianna Nannini, Davide Tagliapietra, e in quel momento, come a volte capita, la lista dei quelli che chiami di solito, magari uno è già impegnato, uno è fuori, e quindi si cerca quello nuovo, e per fortuna quel giorno stavo mixando i nostri pezzi, e ha detto, ma sì, dai, lo sento, vediamo un po', faccio un provino, vediamo. Fantastico. Quindi lì è arrivato il primo ingaggio vero, quindi con la Nannini, poi è andata bene, insomma. È andata bene, diciamo che sono stato fortunato, perché passare da quello che sono io, no, musica rock, blues, hard rock, a questo mondo sono capitato con un artista che fa quella musica lì, sì. Più o meno, no? Sicuramente una delle più rock in assoluto, come voce, come testi, come musica, e quindi il passaggio, anche il modo in cui lei ti permetteva di stare sul palco, era lei, però lei ha il concetto ancora molto forte di band schierata in prima linea con lei a mandarla, no, a massima potenza, certo. Quindi ero libero un po' di essere me stesso a pieno, e quindi la transizione, no, dai miei progetti a suonare per un artista importante è stata abbastanza semplice, poi una volta che sei lì impari a capire gli equilibri che ci sono comunque da mantenere, le gerarchie, tutto quanto, però diciamo che è stata una buona situazione per iniziare. Direi, hai fatto con lei
live, quindi. Live, sì, nel 2016, 17, 18 e 19. Ah, quindi un bel... Poi interrotto dal Covid e vabbè, rimescolato tutte le carte per un po' per tutti, no? Certo. E, però sì. E basta, quindi questo è stato questo, l'inizio. Beh, sì. Insomma, è stato un bel salto, diciamo. Un bel salto, sì. E dopo, insomma, è arrivata Laura. E poi è arrivata Laura, proprio fulmine a ciel sereno, nel senso che era un periodo dove attività normale, no? Famiglia, didattica, concerti con il mio trio, mi sono anche con Alteria. Ah, sì. Di Virgin Radio, che ha un progetto suo di inediti, e poi un giorno mi ha chiamato questo fonico che si chiama, che è il fonico storico di Laura penso dal 2003, e Marco Monforte mi chiama una sera e non lo sentivo da un po', l'avevo conosciuto in l'avevo conosciuto sì, scusami, in un tour con la Nannini, e mi chiama, mi chiede: ma sì, ma come stai? Hai impegni per l'estate? Perché potrebbe esserci bisogno di una figura nuova con Laura Pausini. Insomma, come sei messo? Chiaramente sul telefono, ho guardato il calendario, gli impegni, ma credo di potermi liberare. Cancella tutto. Tutto dal giorno dopo, ho cancellato tutto, certo. Capito? Ho cancellato tutto e quindi poi. È stata un po' una roba in corsa perché avevano già fatto le prove musicali a Roma e l'allestimento vero e proprio sarebbe stato da lì a 3-4 settimane. E quindi, niente, piano piano ho cominciato ad arrivare tutto il materiale da preparare e poi è partita. E poi è partito, sono andato a Roma, allestimento e poi ti sei fatto un bel giro, no? Abbiamo iniziato con questi 5 concerti speciali, cioè col botto per quanto mi riguarda, perché Piazza San Marco, tre concerti in Piazza San Marco sono stati incredibili, e poi in Piazza di Spagna a Siviglia, era un pre-tour, diciamo, meravigliosa. Sì. Meravigliosa, sì. Poi c'è stata un periodo di pausa, abbiamo aspettato il tour vero e proprio che è partito ai primi di dicembre a Rimini, quindi anche vicino a dove ho famiglia io, dove sono nato io, che è cattolica, quindi sì. È stato proprio... Ho intuito dal babbo, e ho capito che qui, qui al nord qui, non si dice babbo. Si dice per un altro motivo. Esatto. E poi è andato, è partito tutta l'Italia, l'Europa, il Sud America, il Centro America, il Nord America. Nord America. È stato, sì, proprio bellissimo. Sì, un sogno, tour da sogno che di quelli che ti immagini, no? Certo. Da sempre. Non credo bene. Quindi sei entrato, diciamo così, proprio al top, perché insomma un artista del genere con una carriera alle spalle così e un tour mondiale, cioè più di quello... Più di quello, sì. Non c'è senso. Sì, esatto. Hai fatto un bellissimo viaggio. Senti, raccontaci insomma qualcosa di divertente, nel senso qualche aneddoto. Chiedo sempre se c'è, perché ovviamente andiamo a parlare sempre con artisti che hanno i chilometri alle spalle, quindi insomma ci raccontano sempre qualcosa o di divertente o comunque anche solo di utile per chi ci ascolta, insomma. Adesso ti colgo alla sprovvista, lo so. Mai visto, me l'hai visto in faccia. L'esperienza. Perché dovete sapere che di solito si fa la chiamata prima, no? Io faccio la chiamata con gli ospiti, e qua non c'è stato il tempo, quindi niente, lo colgo alla sprovvista. Diretta così, tipo... Abbiamo avuto bassisti e batteristi dimenticati nel bagagliaio dell'auto, abbiamo avuto capotasti dimenticati nel pieno di... in mezzo al palco, abbiamo avuto insomma delle storie di questo genere, quindi ti do qualche spunto. Sto pensando, ma è andato tutto liscissimo in realtà a noi, noioso, sto pensando a cosa può essere... No, ma anche solo a livello tuo emotivo, cioè una data particolare dove hai sentito di più qualcosa, cioè quello che... Vabbè, allora, sì, in realtà senza andare troppo, pensando alla prima data, l'aneddoto della prima data è che a Venezia... È stato il battesimo, cioè è venuto giù il diluvio mai visto. Ah, bene, quindi... Quindi, prima data, piogge dal cielo e inaspettatamente acqua alta. Quindi era un panino, cioè noi scendevamo dal palco nell'acqua. Oh,
Da una parte, dalla mia parte per fortuna era più bassa, dall'altra i tecnici erano con l'acqua alla vita, letteralmente, perché è un po' storta Piazza San Marco. Oh. Acqua alla vita, quindi pericolosissimo anche perché dice viene un fulmine in piazza. Aria. Tutti. Quindi pioggia da sopra, acqua da sotto. Dopo un'oretta, all'inizio è partito asciutto, però dopo un'oretta è cominciato a venire giù le quindi prime anche gocce. Anche il pubblico, insomma... Pubblico era già lì con le, come si chiamano, le galosce, i sacchetti intorno, pubblico sì, poi tostissimi perché non si è mosso nessuno. Certo. Però abbiamo fatto 2 ore di concerto sotto l'acqua, mi fa un po' ridere perché era comunque il primo concerto che facevo. Avevo fatto 3 canzoni con lei in occasione di Italy Loves Romagna, mi pare si chiamasse così l'evento, perché c'era appena stata l'alluvione a Campovolo, hanno fatto questo evento, quindi avevo fatto già un debuttino lì, però il primo concerto vero e proprio era quello, e c'erano alcuni pezzi insomma che iniziavo io con la chitarra, uno in particolare che è Come se non fosse stato mai amore, e quindi avevo un po' quel pensiero lì, è l'unica che non abbiamo fatto causa maltempo, quindi hai detto causa maltempo, quindi ho detto me l'avrò fatto venire io sto di lungo per non farlo. No, quindi in mezzo al concerto cominciano ad andare più una parte di impianto, led wall, le luci, ma perché veramente tanta pioggia, un'acqua mai vista. E Laura ha tenuto il pubblico 20 minuti inchiodato lì, stando lei a cappella sotto l'acqua. Finiva un microfono inzuppato, arrivava il cambio microfono un altro, sì, ne ha fatti fuori. È un disastro proprio. Ma lei proprio senza, come se non piovesse quasi, capito? Beh, qui viene fuori porca miseria l'esperienza. Noi tutti lì, capito, sotto i gazebo, magari a cercare tu, di... Primo, proprio, dici... Primo, così è stato... Quello è stato, dai. Dai. Insomma, poi è andata bene, insomma, concerto bagnato, concerto fortunato. Fortunato, i 2 successivi sono andati bene, quindi... A posto, quello, se mi viene in mente qualcos'altro, adesso te lo... Magari. Magari te lo... Senti, ma allora la domanda invece dell'isola deserta è questa, cioè nel senso vai sull'isola deserta, una chitarra, che so già, questo è facile. Questo è facile, mi sa di sì. Un pedale, un ampli, anche l'ampli penso che sia facile, però. L'ho scontato, però a me quello che mi dà proprio suonare gli accordi quelli facili, power, distorti, con le Spall, il Marshall, ti direi il pedale mi piacciono, non prenderei pedali di distorsione, quindi di overdrive. C'è già la Marshall. Però tanti usano comunque, mi sembra, le Spall Strato, pedali e Marshall. Sì. Io non sono mai riuscito a farlo funzionare in quel modo, specialmente con le Spall. Poi non so se mi direi un qualche trucco tu per farlo. E quindi direi, quindi GSM 800, la Jabili... non ho mai provato quelle più vecchie, tipo le Plexi, ma probabilmente finirei poi su una di quelle che mi sembrano sono ancora più belle. E pedale, quindi direi delay, perché comunque sì. Mi sono sempre più... Cioè, Gilmour è un altro dei miei supereroi di sempre, Landau è uno che con gli effetti ci sa fare da morire, quindi con un delay penso che tra, non so, settaggi su reverberi o settaggi su delay potrei avere tutto quello. Puoi essere tranquillo, puoi essere felice, sì, nell'isola deserta manetta tutta lì, sì. Sì. Ci può portare anche la Plexi degli anni anche la Plexi 60-70 in due casse, esatto, spacchi tutto, quindi diciamo un setup abbastanza integralista, ecco, siamo proprio al rock puro. Bene, allora, niente, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata con Thomas, che è stato veramente un ospite, secondo me, molto piacevole, divertente da ascoltare. Grazie a voi di avermi chiamato. Ma certo, ma ci mancherebbe. Noi siamo sempre alla ricerca di chitarristi italiani con un curriculum, con qualcosa da raccontare, perché insomma i chitarristi bravi ci sono anche qui in Italia, non dimenticatevelo. E niente, Thomas, salutiamo gli amici di Planet Guitar, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie Planet Guitar, grazie a me. E in bocca al lupo per tutto. E basta, ci vediamo noi alla prossima chiacchierata. Ciao ragazzi.